Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 15 settembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che disciplina il turismo naturista in Piemonte. I comuni possono destinare a tale pratica spiagge lacustri o fluviali, boschi e ambienti naturali con compiti di vigilanza sull'attività. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo inteso presentare una proposta di legge che promuovesse e incentivasse la diffusione di strutture per il naturismo in Piemonte, visto che manca una legge nazionale. Vogliamo attrarre così tutti quei turisti che possono potenziare appunto il ritorno economico nella nostra regione, che oggi vanno in altre regioni dove sono presenti leggi, in altre nazioni dove c'è sviluppata questa pratica. Domenico Rossi, Partito Democratico. La legge è un passo importante, direi per due ordini di motivi. Il primo di natura culturale, poi da un punto di vista anche dello sviluppo economico sostenibile del nostro territorio. A livello europeo i flussi turistici nell'ambito del turismo naturista sono in aumento. Questo permetterà alla regione Piemonte di intercettare parte di questi flussi. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito sull'accoglienza dei rifugiati in Piemonte. In conclusione è stato approvato un ordine del giorno per rafforzare il ruolo di coordinamento della Regione, mobilitando in modo sinergico gli assessorati competenti. Mario Giaccone, Chiamparino per il Piemonte. Il Piemonte figura come una delle regioni più avanzate e più evolute, direi, nell'ambito dell'accoglienza. È chiaro che i problemi ci sono perché il fenomeno è vasto. Alcune delle considerazioni fatte dall'opposizione sono ragionevoli. Sono sicuro che la Giunta e l'assessore Cerutti sapranno fronteggiare anche gli aspetti più delicati e difficili di questa vicenda. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Abbiamo deciso oggi di chiedere al Consiglio regionale di istituire una commissione d'indagine su come vengono gestiti i milioni di euro stanziati per l'accoglienza dei profughi. Riteniamo che ci sia un vero e proprio business su questa accoglienza. Purtroppo il centrosinistra ha voluto bocciare questo nostro ordine del giorno, temiamo noi, per continuare a dare copertura politica a questo mondo associazionistico. Il 16 settembre si è riunito a Palazzo Lascaris il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha espresso parere favorevole al disegno di legge che riordina le funzioni delle province in attuazione della legge del Rio. Il provvedimento è all'esame della Commissione Affari Istituzionali. Promuovere le regole e i valori positivi dello sport per contrastare violenza e razzismo. Se ne è parlato nel convegno Comunicare lo Sport, organizzato da Corecom e Consiglio regionale con il CONI. Le risposte più efficaci, campagne informative e chiare regole deontologiche. Giovanni Malagò, Presidente Nazionale CONI. Quando uno deve comunicare normalmente tira fuori il meglio di quello che c'è del soggetto che si vuole raccontare agli altri. Insomma, in questo lo sport dei valori ne ha molti, per cui è responsabilità sua, mia, di tutti quanti, cercare persone che si occupano di sport a vario titolo, cercare di valorizzare al massimo questo prodotto. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.